Paesi isolati, muri di neve in alcuni punti alti, anche 4 metri tra Schiavi d'Abruzzo, Castiglione, Messer Marino e Montazzoli, ma un po' tutta la provincia di Chieti ad essere in ginocchio a causa dell'ondata di freddo, siberiano e neve che da 48 ore infuria su tutta la regione. Nel Vastese le abbondanti precipitazioni stanno mettendo in difficoltà anche i mezzi che hanno il compito di liberare le strade. Si sfiorano i 2 metri nel comune di Liscia, dove una nevicata come quella del 2017 non si ricordava da almeno 50 anni. Anche a Casalanguida, situazione critica a Lentella e paese isolato a Dogliola. Come se non bastasse la neve a rendere la situazione ancora più grave, ci sono anche i disservizi dell'Enel. A Cupello, infatti, le abitazioni sono senza corrente e non sono certi i tempi di ripristino da parte dei tecnici, costretti a lavorare contro le avversità atmosferiche. A Gamberale la situazione è difficile, ma i mezzi sono continuamente al lavoro e le strade sono tutte transitabili, così come a Pizzoferrato scuole chiuse fino a mercoledì. Da stamattina il forte vento in alcuni punti accumula di continuo neve, quindi in quei punti magari è un po' più difficoltoso, però transitabilità discreta, ecco, quindi nessun problema. E cerchiamo, io credo che la situazione possa tornare alla piena autonomia entro 24-48 ore, perché la neve è veramente tanta. E poi il problema soprattutto all'interno delle strade comunali è quella che spostare la neve significa portarla in avanti, quindi accumulare, perché non la possiamo, la neve purtroppo va messa ai lati, quindi si chiudono i portoni, le cose, i vicoletti, quindi bisogna fare un lavoro accurato, ma questo lo faremo nei prossimi giorni. Stamattina abbiamo tra l'altro preso una decisione con il sindaco di Pizzoferrato di chiudere le scuole fino a mercoledì, perché in questo momento a Gamberale siamo meno 11 di temperatura e nei giorni prossimi non sono previste condizioni migliori. Tanta neve anche a Palena, il sindaco Claudio De Miglio. Allora, la situazione è alquanto complicata, abbiamo punte da un metro di neve che va a un metro e mezzo, due metri circa sulla stazione di Palena. Abbiamo difficoltà per le aziende zootecniche, in quanto ancora riusciamo a raggiungere delle stalle in quota. Inoltre abbiamo un'altra grave difficoltà che riguarda una famiglia che è bloccata sulla stazione di Palena, in località Baccareccia, e attualmente stiamo con la provincia di Chieti, stiamo cercando di raggiungere questa famiglia isolata. Altri comuni hanno già deciso la chiusura delle scuole, sarà così anche da voi? Sì. Sicuramente, non quasi, tolgo il quasi, lunedì e martedì provvederemo alla chiusura delle scuole e poi decideremo durante questi giorni. Anche nel Lancianese si registrano problemi e disagi alla circolazione stradale, in Val di Sangro si sfiorano i 50 cm di neve, anche se la circolazione è garantita sulle principali arterie viarie. A Lanciano Città si registrano critiche al piano neve messo in campo dal comune, con i mezzi pubblici di Difonso fermi sulla linea urbana. TUA, la società unica del trasporto regionale, ha pressoché sospeso tutti i servizi dall'interno della regione e difficoltà si registrano sulla tratta Lanciano-L'Aquila. Sul versante costiero si stanno verificando dei problemi tra Ortona e Pescara, con ritardi per il collegamento tra Lanciano e San Vito. Rallentamenti anche per le corse ferroviarie. Rete Ferrovie Italiana, RFI, ha dato il via all'applicazione del piano neve allerta lieve e diverse corse di Sangritana sono state soppresse.